Salve a tutti e benvenuti in live. Oggi siamo qui sullo Santos Live Italia con il Emily Moore, dottoressa. E oggi ci sarà un'operazione di bonifica di una zona. Come va? Ho detto che i fiori sono il male del mondo, maledizione. Sì, tutto a posto. Cos'è che è successo? Bisogna bonificare un'area perché potrebbe. Quanto è nocivo questo? Molto, moltissimo. Buonasera. Potrebbe morire. Ma voi si. Un lettino? Cosa? Arriva uno con un lettino. Blocca solamente una parte. Ma dove l'ha preso? Scusate. Vuoi saperlo pure io? Io propongo di rendere quel campo da golf un intero parcheggio. Voi, sapete voi come bloccare che campo da golf? È quello dove c'è l'area da bonificare. L'unico campo da golf. Ah. Cioè, poi in realtà è fuori dal campo da golf, però. Dottor La Piattola. Ah, ma quindi la zona sì, da mi dica non è in ospedale. Dove siete? No. È vicino al campo da golf. Sì, ok, allora ho capito male io. Beh, a questo punto, ok, non so se vogliono partecipare anche gli altri, ma non sembra che più di 4. No, servono. Infatti più di 4 non va. Ah, sceriffi, volevo chiederle, avete per caso un estintore? Teoricamente buonasera. Sì, possiamo prenderli, sì. Ok, serve. Non è che ce lo prestate un secondo che ve lo riempiamo con la mosciolina in modo da poterci disinfettare a fine operazione. Bisogna che lo andiamo a prendere. Sì. Capisco. Se qualcuno magari può andare, ne basta uno in teoria. Devo andare io perché sono l'unica che ha le chiavi dell'armadietto, sì. Per quello. Allora quante... magari ci cambiamo. Intanto. Quante ve ne servono? Secondo me uno o due basteranno. Vabbè, ma sì. Vado a vedere. Deve considerare che bisogna bonificarsi tutti a fine dell'operazione. Ok. Allora magari prenderò qualche bombola in più di quattro. Andiamo solo in quattro. Tu i baldi volontari che vorranno aggiungersi a noi. Ah, ok. Ottimale. Giustamente qualcuno deve sempre rimanere in ospedale, non vogliamo che sia scoperto. Ma se prendessimo uno dei quei camion antisommossa, spruzzo d'acqua e mettiamo tutto dentro quella roba? Ci stavo pensando anch'io, ho provato a fare una chiamata al comune, ma nessuno ma... Spara fuoco? Non credo che ce l'abbia. No, penso sia... Essendo vegetali... Ma non sono i vegetali! Non è un problema vegetale, il problema era il vaso che conteneva questi... Esatto, però comunque se bruci tutto, vai prima. No, perché dopo diventa volatile, va a finire nell'aria. Diventa volatile. Esattamente, lo respireremo. Bisogna... più che altro è che il fuoco potrebbe non essere controllabile. Quindi... Vabbè, no, ma abbiamo l'attrezzo apposito per assorbire. Sono sempre favorevole per circoscrivere. La circoncisione. Ah, circoscrivere. Okay. Asfaltiamo tutto. Esatto. No, abbiamo un attrezzo apposito per risucchiare tutto. Anche il fuoco. Oddio. Vediamo di evitare il fuoco. Qual è questo successo che succede? Dalle scale. Vale, io lo sento che ti stai già fremendo l'idea di succhiare tutto, per favore. Ma guarda, c'è Kinky, Mitar, lei è omosessuale? Non, sì. Non dirla a me. Capito. Non dirla a me, Eric. Maledetto. Allora, vado a prendere l'attrezzo così ve lo faccio vedere. Sì, dipende dal tipo di domande. Cioè. Lei ha avuto rapporti anali? Dottor Scott, diciamo non penso che sia caso il luogo e il momento. No, scusi, era per la ricerca comunque. Non è pronto? Che volevo sapere... Wow, siamo qui per raccogliere un po' di metanfetamina? No. Buonasera, signorina Charlie, wow, come sta? Sballonza, com'è? Sballonza, sceriffo. Sì, va bene, ok, come stai? Tutto bene. Cos'è che diceva a proposito della metanfetamina, signorina Charlie? Sì, grazie a te. Complimenti per il visino molto dolce sì, oggi. Adesso ma porca di quella putta! Non si preoccupi, vada pure. Vede a drogarsi cosa succede. Grazie di cuore. Sì. Finalmente adesso... Mi dica quando... Rimanga anche così, signora Charlie. Ecco, vabbè, rimango così che so più bene. Charlie, la vedo bene. Allora, tu mi vedi bene? Ecco qua l'attrezzo. No. Balanza. Ne monto uno intanto. Anzi, sballonza, quanto pare. Aveva detto bene, signora Charlie. Ciao, per questa volta, cazzo. Mi hai beccato in fragrante. Ha visto. Ecco qua. Lambert, sono davanti a te. Perfetto. Non so, vedo. Ecco qua, questo qui è l'attrezzo apposito da usare dopo. Sentite?
Ho già installato il contatore per verificare le radiazioni. Oh, grazie per il follow. Esattamente. Lollo pollo 180. Anche questa zona è possibilmente contaminata. No, no, allora, il mio duro in tutta l'area, però e non sono alti i gradi qui, quindi non è un problema. Ciao, benvenuto in live, grazie per il follow. Perfetto, spegniamo tutto. Certo. Lo smonto. Ecco qui. Torniamo subito. Perfetto. Smith, rimani un attimo qui con i medici. Così andiamo. Allora, bisogna anche decidere con che mezzi andremo, perché io devo caricare. Andiamo con un'ambulanza. Se volete vi porto con la mia ambulanza che ce l'avevo in fuori già, se volete. Ah, perfetto. Allora intanto anche metto dentro mia, questo. Ok, vieni, vieni. Qui, vieni. Apra pure dietro. Grazie Emily. Allora, lascia qui dentro, Perfetto. La avvicino un po'. Almeno altri tre per noi. Ne vado a prendere. Ok, non capiti mai quando ci sono solo io in ospedale. Ok, prego, perché la mia, perché non penso che siamo. No, no, ci stanno bene, mettete pure, grande l'ambulanza. Consegno, le fatto. No, ma non ho ancora l'annuncio. Quando hanno bisogno mi chiamano. Tu hai fatto le consegne? Prego, prego. Sì, le ho fatte questa mattina. No, cioè mi fai il novinello, se vuoi farlo fammelo, e però la sub non la regalo, ecco. Dai, colleghi, vado un attimo in bagno, torno subito. Ok. Quindi serve un altro mezzo? Tanto ci sono i direttrici primari che vengono anche loro, mi sa, quanto ho capito. Venite anche voi, direttrice primaria? Sì, sì. Ok, allora lo passo. Va bene. Sarò vicino a voi. Soprattutto al primario. Bene. Presa io una. Qualcuno riesce a prendere l'altra? Sì, sì. Vengono dallo stesso posto, non prendete entrambi. Vengo dallo stesso posto, chiamate. Sì, lo so, me l'ha detto. Ma dove è andato? Anch'io voglio venire. Non faccia questo genere di domande, Gege. Ma Tony? Stasera, Tony, da che ora è che iniziate la bonifica? Stiamo aspettando che tornino gli sceriffi. Non so che fine abbiano fatto. Sì, sai, lo sto pensando. Ok, capito. Intanto hai preparato l'ambulanza, deve caricare, poi adesso andiamo. Poi i compagni suoi rimangono lì con la direttrice primaria. Il calore, Miranda. Mi sa. La piazzola, non è che poi fai un controllino, dimmi. In che senso sono in calore? Ho una temperatura corporea abbastanza normale. Buonasera. 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 Tony? Ma ci stiamo preparando per la bonifica. Emily, dimmi tutto. Un attimo. Sì. Ma dovete andare a prendere la maschera, quella apposita per l'intervento. Eh sì, ma conviene che andiamo tutti insieme agli sceriffi. Ma gli sceriffi devono cambiarsi come voi? Beh, chiaramente. Ah, ho capito, capito. Almeno quelli che si avvicinano all'area. Esattamente, quelli che bloccano l'area. Se stanno fuori dall'area non è un problema, anche se stanno nei veicoli. Però se devono scendere bisogna che stiano così. Non possiamo evitare, non possiamo rischiare un altro contagio. Speriamo che arrivi. Abbiamo salvato uno al pelo, pazzo, e il secondo eravamo se no, quasi a rischio. Voi tre signori, se volete andare a prendere la maschera intanto, come volete. Io ho già la mia, ho questa maschera qua.
Va bene anche la sua, però sfortunatamente con quella non può sentire la radio. Esatto. Chi è che mi chiama? Ha tutti i torti. E se volete prendetevelo lì che c'è lui, che ha anche la radio e tutto. Secondo? Neanche con quella senti la radio, Giuseppe. Giustino, dimmi tutto. Non sento la radio? No. No, con quella maschera lì non c'è la radio non hai incorporata esatto. Dopo nel... No? Nel dra- non mi hai devo usare quella maschera. Ah, ok, la posso. Ma? Dio. Beh, niente, addio la mia ambulanza. Non... Era invisibile. Sì. Provo a lui. No, oddio, sto vedendo. Devo andare a fare le consegne, tu l'hai già fatto? Sì, io ce l'ho, stamattina. No, okay. Ma quindi con tutto il problema c'è ancora. Problema, non lo so, i sceriffi si stanno cambiando. Ce n'è, quindi mi sa che vado a farlo adesso. No, non penso stiano cambiando, perché hai detto che vado a venire a cambiarsi qui da noi. Che avevano tutto già pronto noi nella sua che questi spogliatoi, ma loro hanno detto sì sì un attimo che devo fare una cosa e sono partiti. Ah, ce n'è uno lì un attimo. Scusi? Sì, mi dica. Ma gli altri colleghi suoi sceriffi dove sono andati? Credo c'è stata una chiamata, io adesso devo aspettare qui. Ah, perché okay, quindi ritarderemo un po' questa cosa? Immagino di sì. Ma tutti sono andati a questa chiamata? Non le so dire, guarda. Mannaggia. Vedremo, aspetteremo. Mi dispiace mandarci te perché... Non c'è problema. Un po' fianotto, ha problemi anche sotto. Dimmi dove? Dimmi secco. Sì? Il compagno devo prendere la maschera intanto. Sì, perfetto. Dai. Affidiamo di lei, affidiamo a lei le nostre vite, le nostre. Ma no, ragazzi. Dica. Sì. Dobbiamo andarci di nuovo dopo. Che senso? Dopo devo tornarci. Esatto, quindi ci andiamo tutti di nuovo. Sì, sì, ma ci. Vabbè, ci uguale. Ah, perfetto. Derek? Sali, Derek. Sali. Perché sono tutti questi giorni?
tutto ok? Signori? Come mai tutti vestiti da giallo? Dobbiamo fare una bonifica. Siamo del fan club di Titti, salve. Del fan club di che? Di Titti. Sai, gatto silvestro. Ah, ok, uccellino, ya. Yeah. Si vuole iscrivere? No, no, grazie. Nine, anche. Prossimo aspetta che tolgo. Mi sa che tu hai quella lavanda gastrica, eh. Oddio. Aiuto. Ma i sceriffi sono tornati? No. No, sono andati anche gli ultimi che erano qui. Dottore, mi serve un dottore. Sì. Vai, vai, Nicole. A sto punto non lo so, o facciamo noi, perché i sceriffi mi sa che sono leggermente impegnati. Ma chiamate la polizia a sto punto, no? Potremmo ma così dal nulla. Se i sceriffi si rendono disponibili e poi scappano. Vabbè, ma avranno avuto un problema. Bisogna provare a contattare. Credo gli sia. Il signore ha mangiato del pesce crudo. Ma ha detto qualcosa. Ha mal di pancia fortissimo. Credo che sia quasi un caso di flatulite. Adesso vado a vedere. Aia. Comando la coloscopia. Fatela al secco. A secco? Sì, in questi non casi. Non in umido? Sì. No, no, in questi casi per la flatulite è a secco. Benissimo, vado ad aiutare il collega, signori. Va bene. Vada, a dopo, Nicole. Dovremmo o contattare gli sceriffi e sentire in che situazione stanno, se arrivano, se no ci immobilitiamo con la polizia. O con la polizia, oppure blocchiamo la strada noi con le ambulanze. No, ma è una cosa un po' illegale senza forza di Lo so. Sì. Chiamo la polizia, siamo gli sceriffi, chiamo. Provi a chiamare gli sceriffi, Emily, vediamo cosa dicono. Mi sto chiamando. Grazie mille. Eccoli. Pronto, sceriffia di downtown, come posso aiutarlo? Salve, poco fa dovevano esserci c'erano delle sceriffiche all'ospedale che dovevano... Arriviamo subito. Dovevano esserci per arriviamo una subito. Da fare. Ah, okay. Arriviamo. Grazie. Arriviamo subito. Tac, perfetto, perfetto. Proprio come se non volesse parlare. Secondo me saranno scordati. Non credo proprio. Sono andati via, sono scordati. Si sono caccati addosso? Quello probabile. Credo che siano intimoriti da queste... bazzecole. Beh, li capisco, in realtà non è roba da niente, eh. Ma noi siamo super addestrati. Siamo super, sì. Parli per lei, io mi sto cacando in mano. Occhio. Oh, mamma mia. Non si cacchi sotto qui, che è la tuta, poi a toglierla tutta è un bordello. Ma sì, poi le cola delle scarpe. Ma quello è il signore... Forse mi serve il suo documento. Salve. Yo. Che è sta cosa? Eh? E come siete tutti vestiti così? Devo fare una buona operazione di bonifica. Ah. Figata. Che bonificate. Salve. Eccoci qua, scusate. I sceriffi che vengono con noi... Siamo noi due. Allora dovete cambiarvi, venite. Sì. Ok, ma devo mettere tutto il coso giallo oppure la mascherina? No, il coso giallo. Ci vuole anche il coso giallo. Fantastico, fantastico. Ci sarà sicuramente un badge da mettere poi per identificarvi. Sarà sicuramente per carnevale. No, ci siamo fatti procurare anche due badge per gli sceriffi che potete indossare. Perfetto. Prego, venite nello spogliatoio, ho già preparato le tutte. Partecipare alla squadra Minion. Ok, le dico dove sono... Ok. Sì. Sì. Cassetto numero 66. Scusate se interrompo, ma riuscite entrambi a chiudere le strade, giusto? Sì, dovremmo riuscire a gestircela tranquillamente in due. Perfetto. Appena arriviamo sul posto, vediamo se servono altri colleghi, vediamo, però non penso. Ho anche portato gli estintori, ce li ho in macchina. Ottimo. Noi ci mettiamo, direi, di nero. Non so se cambia il colore, secondo me. Non so se cambia la tuta di colore. Allora, solitamente... Un colore diverso. Ce la metto. Adesso penso che... No, più che altro non vorrei che poi non si vedessero le particelle di mio duro sopra il corpo. Quindi vestitevi del colore adeguato. Poi, per quanto riguarda... le giacche, dovrebbe esserci il cassetto 165. E infatti, perché mi sa che sono fatta apposta per il mio duro. Esattamente.
perché le particelle di mio duro sono leggermente di colore blu, quindi si vedono bene sul giallo. Già. Per quanto riguarda la maglietta, dovrebbe essere la numero 96. Per l'altezza delle braccia, invece, il numero 89. Allora, il signore è rimasto alla maglietta, che è la 97. No, 96, mi scusi. Possiamo avere accessori. Perfetto. E la lunghezza delle maniche è l'89. Per quanto riguarda il badge, mi faccia controllare. Per i sceriffi ci sarà sicuramente qualcosa. Eccolo, eccolo. Una cosa del genere. Guarda. Cambia il tipologia di badge. Sfortunatamente no, bisogna vedere se ce n'è un altro. Sì. In che sezione è quello lì? Nel cassetto accessori il primo. Allora sarà sicuramente, ci sarà il ciondolo, quello con la stella, sicuramente, se guardi. Tipo quello a collo con la stella degli sceriffi, ci sarà sicuramente. Sì, mi pare di averlo intravisto. Vabbè, se no può fare come il collega, si mette il giubbotto, esattamente. Così avete anche la radio dietro. Esatto. Sì, ci serve la radio. Eh sì, ma ce l'avete tanto nel casco, ce l'avrete la radio. Ah, il giubbotto che scaffale è? Sezione... Uno. Dovrebbe essere uno. No, quella era la fondina, allora prova il 2. Eh sì. Vediamo se ne sono due. Ottimale. Ottimale. Perfetto. Sì, sto specializzando la piattola. Mi servirebbe il suo intervento al reparto 1, per favore. Oh, mamma mia, arrivo subito. C'è bisogno, oddio. Oh, mamma. Okay. Arrivo subito. Ok, intanto possiamo, se riuscire, vi porto. Ma come siamo messi con. I sceriffi sono cambiati. Quindi, se volete venire giù nella hall, okay. Primario, possiamo, iniziamo tra poco. Partiamo. E invece, per la maschera. Per la maschera, segniamo la negozio. Diciamo, comprarla. Perfetto. Sì, se è un pezzettino di strada penso che forse basta che ci mettiamo pure con la volante. Perché è molto larga la strada, eh. Ok, ok, adesso... Perché ci sono due estremità, ci sono una da una parte e dall'altra, bisogna bloccare. No, niente, niente. DC4 Granger, vuoi venire con noi in ospedale? Molto carino. Sei ancora in tempo? Molto... Grazie. Prego, prego. Venite con Balanzi in ospedale molto velocemente che vi dovete cambiare. Guardi, sono a posto, non mi piace, mi dà fastidio. Perché non cosa presenta, la strada quella proprio sotto il golf. Sì, sì, abbiamo visto. Infatti, l'estintore l'hanno preso? Sì, ce li ho io in auto. Perfetto. Li devo portare? Che dovete metterci... Sì. Sì. Perfetto, se vuole venire con me. Che cosa? Ah, l'estintore. Chi è che si occuperà della bonifica vostra? Perfetto, perfetto. Chi farà la vostra bonifica con l'estintore? Qualcuno ce la faremo noi. Se volete ci sono, sono volendo, io che sono esterna, se volete, volendo, sono fuori. Abbastanza unità. Al massimo, se no posso farla ben io che starò lì presente all'esterno in caso di supporto medico. Okay. Le potete dare a me, posso farlo io questo. Allora, li vai a riempire direttamente anche tu? Sì, sì. Li devi riempire di mosciolina. Ok, perfetto. Di mosciolina. Aspetta, lo riempio. Mi vado a riempire fino all'orlo, Sì, poi il sottosceriffo ha chiesto se ci possono essere gli estintori, perché dobbiamo riportarli giù. Sì, sì, ci mancherebbe.
Certamente, certamente. Arrivo subito. Magari. Lo spediamo tutti. Perfetto. Ci sono zanzare? Stas- sì, pieno, pieno, proprio pieno, che bello. Ok, prego, prego, venite. Aspettiamo. Sì, sto aspettando un balanzo. Prego, seguitemi. Però arrivo da donne, non so come sia la tuta. Adesso vediamo. Vado a dire Tony un attimo se si è liberato in sala 1. Allora, no, porca miseria. No, vedi la carrozzina. No, la carrozzina, poraccio. Dov'è Tony? Non lo so, non è qua. Volevo lì. Fatto di male. Niente, infatti le chiedo non riesco più a mettere giù il telefono. Tony? È un effetto collaterale. Arriviamo subito, porca miseria. Do all'infermiera dico cosa deve fare. Ok, perfetto. E noi stiamo vestendo gli ultimi due sceriffi che sono in quattro. Perfetto, perfetto, arrivo subito. Per quanto riguarda la blatulina, invece, gliene fa un per le donne. Questa bombola qui. Poi le braccia glielo dico le come si chiama? No, la giacca. C'è la maschera apposita. No, c'è la maschera apposita, c'è. 165. Proprio apposta per il mio duro, io ci sono fatti fuori delle maschere apposta. Aiutala la collega? Cioè, non lo so neanche io quando che numeri di capi sono, quindi... E poi tutti. Nelle magliette deve andare allo scaffale 96. E per quanto riguarda il giubbino deve chiedere la collega. Ah, è collega, okay, questo qui sta sempre perfetto. Negli accessori, nella sezione 2, numero 12. Devi mettere i guanti bianchi, okay, che dico subito che cosa sono, A posto. I guanti bianchi li trova al 115, scaffale 115. Le donna. Oh, ottimo, ha trovato... A posto. Posso tenermi questo giubbotto pure dopo? Devi chiedere a Waves. Maledizione. Bellissimo. La porta è di una pesantezza incredibile. Ecco, in questa zona qua la trovi. Quelli bianchi. Eccoli qua. E poi le scarpe sono la 39, ecco, lo scaffale 39 per le scarpe. E i pantaloni non lo so. Eccoli qua. E poi, no, per la maglietta invece deve togliersi il cinturone e mettere il cappuccio, diciamo, cappuccia, come maglietta. Ma ho paura che con i suoi capelli non gli starà bene. Ecco, questo qua, quello l'alto, quello aperto, quello abbassato, è questo qui. Perfetto, e se vuole mettersi il giubbotto che hanno i suoi colleghi, diciamo, può fare quello. Per identificarsi come sceriffo e trovare il scaffale extra 2. Ecco qua, sheriff, no, quello sheriff, esatto. Ma è tutto rotto, quindi... Qualcuno può venire a fare una lavanda gastrica? Arrivo io! Si mette una cosa per identificarsi, diciamo, come sheriff. L'hai fatta, Chloe? Purtroppo il vostro giubbotto non gli sta a lei. Questo? No, è bucato. Oh no, oh. Deve mettersi qualcos'altro per identificarsi. Pronto? No, vabbè, non ne importa, va bene anche questo. Okay, tanto sì, sta arrivando. Adesso devo prendere la maschera. Sì. Perfetto, siamo tutti pronti. Ma l'ha chiamato Waves.
Perfetto, siamo tutti pronti. Possiamo andare. Ci siamo. Sfigato, che sfiga. Bisogna andare a prendere le maschere. Sì, vero? I medici potete venire con me. Io ho la maschera, ma. Non credo ci no, ma è la maschera apposita. Non credo siamo tutti e cinque. Mi faccia vedere se è apposita per questo. No, l'auricolare. No, bisogna andare a mettere la maschera. No, assolutamente no. Bisogna mettere questa con la radio incorporata. Dimmi. Sì. Va bene, seguiteci che andiamo al negozio di maschere. Perfetto, andiamo subito. Signori, ci vediamo dopo su. Da me ci sono quattro posti liberi. Vi porto io se volete siamo voi. Siamo un posto. C'è tre posti libero. Abbiamo noi. Io tre allora posti. Devo prendere per forza la mia. Perfetto. Un posto abbiamo nella pattuglia. Se... Tony, tu vieni con me, Tony? Allora no, vengo io con sì, voi. Vengo con lei. Ok. Beh, salgo anche io qua dietro. No. Oh, quanti ce ne siamo? Aspetta. No, eccoci giusto, qua. Giusto, è giusto. Perfetto. Dottor GG è andato con le ok. Ti ho già impostato il navigatore per andare a prendere le maschere. Ci aspettiamo un attimo che ci siano tutti. Sì, sì, chiaramente. Emily, quindi gli estintori li hanno dati a te, vero? Sì, esatto, ce li ho già ricaricati. Ottimale, di... ottimale. Andiamo. Prego. Ok, ci siamo, andiamo. Si potrebbe anche quasi mettere le sirene, l'urgenza questa alla fine. L'urgenza la mettiamo dopo quando partiamo nel negozio di maschere. D'accordo, d'accordo. Ah, per quanto riguarda i mezzi per la bonifica, li avete caricati tutti dietro? Sì, sì, tutti dietro qui dentro l'ambulanza. Sono qua a fianco a me. Ottimo, ottimo. Oh mio Dio, ho avuto un attimo un piccolo... ho notato, non si preoccupi. Cose che capitano. Oddio! Oddio! Questo oddio! Non capita, oddio! Ma... oddio! Non scendete, scendete! Ah. Sicuro di voler scendere? Sono svenuta. Ho i miei dubbi. Io mi lancio. No. Aiuto! Ma... Scusate. Signore? Mio Dio. Oddio mio. Colleghi, serve aiuto. Una strage. Signore? Signore, tutto bene? Dotto. Signore, mi sente? Sì, ma la signorina in auto, signorina? Fate spazio per favore. Sì. Sono finita in un buco spazio temporale. Ecco. Bestia. Sta bene. Sto bene. Bestia. Siamo svenuti tutti, mi sa. Siamo svenuti tutti perché siamo finiti in un buco, diciamo. Non so che cosa sia successo ma esattamente. Ma cosa fanno le botole qui nell'asfalto? Ma io non so, ma è pericolosissima sta cosa. Oh mio Dio. Oh madonna. Vabbè, state tutti bene? Sì, ho capito. Guidiamo lentamente, meglio che andare, stiamo attenti alle buche, mi sa. Ma là, qual è siamo la... attenti alle buche, stiamo attenti. Ma il dottor La Piattola. Il dottor La Piattola, dov'è il dottor La Piattola? Oddio, La Piattola! Com'è il dottor La Piattola, dov'è? Non è sotto l'ambulanza. L'ha sposto? Ma era in ambulanza con voi. Dottor La Piattola? Sì, mi riceve? Provi a spostare l'ambulanza. Sì. Dio mio, ma... Tutto bene? E dottor La Piattola non abbiamo? Andate, andate, lo aspettiamo, andate. Ok. La Piattola se ne farà un'altra. Dottoressa, le consiglio di andare molto più sì, lentamente. Guardi, che più che altro è che non avevo visto la buca e l'ho presa, purtroppo. Ho notato. Sì. Guarda, da questa buca ho un po' di problemi agli occhi. Per caso vuole che guido io? No, mi riprendo subito un secondo, datemi qualche tempo che devo un po' riprendermi, stare un po' ferma, diciamo, riposarmi un attimo. Alla guida. Perché purtroppo c'è la centrale di polizia. Ma? Ma che pioggia fast. Ah, ecco. Ma? Ma che... Ma? Vabbè.
È un tipo... C'è una nuvola che ci persegue. Non lo so, secondo me sono dei segni questi, eh. Ma la piattola? Non sei rimasto nel limbo. No, questa 43. Ho capito, ma è un po' incomprensibile. È enorme. Questa qua bisogna certo mettere, esatto, quella lì. Ma per questa forza? Qui per forza. Sì, per forza. Eh sì, è l'unica che possa combattere. Ma 43 no, è l'unica. Veramente? Non siamo qui per fare i fashion blogger. Eh sì, guarda che è una cosa seria, Cerico. Mario, mi riceve? No, infatti io chiedevo, però è la per caso domanda. Ho preso la mia auto? La scelta il virologo, non... Sì. Posto io lassù. Prima che hai ritrovato la piattola? Sì, abbiamo la piattola, abbiamo la piattola. Ok, lei ha fatto mettere le maschere a tutti, ce l'hanno tutti ora. Allora ci vediamo sul luogo indicato. Ok, perfetto, arriviamo sul luogo. Esattamente. Comunque i call, sì, dopo ce li riscambiamo, ora sono un attimo impossibilitato. Emily, vuol far guidare me più che altro perché so bene dove è il posto, visto no, che no, 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 lo so anch'io, ma con la piattola ieri sera mi ha informato su tutto il caso, questa bonifica, quindi... Senti qualche secondo che metto il DPS. Pioggia fast. Questi banchi di pioggia. O questi greggi di pioggia. Sì, infatti. Ma avete notato ancora che è proprio buio qui? Sì. Dottoressa Emily, credo che lei è meglio se rimane sull'ambulanza. Io? Completamente. Sì, perché... beh, rimaniamo a distanza. Sì, cioè... ma noi, quelli che non hanno la maschera, lì certo siamo a distanza all'esterno, noi stiamo. Perfetto, perfetto. Mi specializzando Gregory in servizio. Sera Gregory, buonasera. 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 Buonasera Greg. Allora, direi che ci possiamo poi fermare al all'incrocio. Madonna. Guarda, vadi su. Ecco, sì, qui è stato, ecco, loro. Mi mettiamo anche noi lì sopra? Sì. No, ma non ci passo io lì. Mi metto qua, mi metto io. Non qui, non qui. No, non qui, non qui, non qui. Non qui. Faccia retromarcia. Ok. Siamo io troppo vicini qui. Ma dov'è il vaso? No, è la nuvola lì a destra. Ok, perfetto. Allora mi mettiamo qua noi. Esatto. Perfetto. Quella iola lì, Collega. Colleghi? Ma aspetta che vado a spostare i poliziotti. Agenti? Sì, c'è un mio duro gas pesante, bisogna allontanarsi dalla zona. Esatto, dottore. C'è un? È mio duro. Non ne ho idea, guardi. Allora, dobbiamo effettuare una bonifica di mio duro, e la zona è proprio interdetta questa. Dopo vai direttamente di sopra insieme agli altri. Sì, ci sono altre dosi di mio duro pericolose. Se non ha una mascherina, tenga chiusi i finestrini, ha capito? Non passi questa strada, deve svoltare a sinistra, signore. Più lontano possibile da quella zona là, capito? Sì. Ottimale. Perfetto. Ecco qua.
ferma. Ciao. Ems, te lo bien? Stavi facendo qualcosa? Sì. Ti è disturbata? Stavo occupata, sì. Perdonami. Che stavo facendo una cosa molto urgente. Sì, me l'hai detto ieri. La bonifica. Tranquilla. Sì, claro. Avete finito adesso? Ora no, stavo ancora facendo. È iniziato da poco. No, te disturbo. Okay. Va bene, ciao. Ciao, bella. Ciao. No, hanno preso un campione. Hanno preso un campione? Sì. Dice, volevo chiederle se potevo mandare un annuncio di evitare sta zona da parte dei medici. Dovrebbero farlo gli sceriffi. Loro, no? Non abbiamo ancora potere sul traffico. Perché il poliziotto prima mi fa, però non mi ha dato nessun annuncio. Io ho detto, guardi, io non so che dire. Noi non gli possiamo sceriffi. Mandare annunci sulla strada. No, questo lo so bene, però. Allora. Infatti intendo farlo mandare agli sceriffi. È arrivato. Ah, ecco, infatti. Non abbiamo proprio nulla da fare, sì, lo so, tutto, però è figo. Stanno già modificando la zona, vedo. Scusate, comunicazioni di servizio, il dottor Scarzamuriello o il dottor Scott sono reperibili? Stiamo effettuando la sanificazione. Dottor Scarzamuriello, mi scusi, ci sta il signor Gustavo Bonapalla che praticamente ha subito un'operazione da parte vostra ed è qui in ospedale.
Dottor. Quindi stanno depurando la zona. Sembrerebbe stia andando bene. Già. Penso che hanno finito, arrivo subito che devo... Emily, bisogna che vieni... Sto arrivando. Allora... E poi in ospedale vi ricambiate di nuovo, capito? Ok. Allora, Emily, ci mettiamo in fila, ci togliamo tutti, ci devi sprozzare la mosciolina addosso. Ok, perfetto, venite pure uno a uno. Fate una pila qui di vestiti, poi li porterò io direttamente dentro l'ambulanza per bruciarli. Se dovete venire qui dietro l'ambulanza, dovete spogliarvi. Se dovete venire, direttrice, è arrivato un agente dell'SPD e voleva sapere se poteva perfetto, essere registrata la primo, sua assicurazione medica, se potevo farlo io. Perfetto, girati. Collega, si tolga tutto anche però lei. È a breve torniamo in ospedale. Perfetto. Ok, va bene. Prossimo. Mi cosparghi. Perfetto. Allora. Sì. Ok, grazie solo. Ecco qua, prendo qua lo scatolone con giri. I vestiti. Grazie, anche a lei. Perfetto. Allora, mettiamo qui, ci metto anche i miei dentro. Prossimo. Prego, mi spruzzi tutto. Ok, si giri. Spruzzi anche dietro, perfetto. Grazie. Prossimo. Posso entrare nel veicolo? Sì, sì. Prego, prego. Entri. Prego, se è stata spruzzata puoi entrare tranquillamente. Ecco qua, e sigilliamo. Perfetto. A posto. Prossimo. Posso... telefono lo posso usare, vero? Sì, sì, naturalmente, basta che l'abbia tenuto in un posto controllato. Tony, ti devo ancora fare? Okay. Eccomi qua, venga pure. Davanti, perfetto, mi giro, fai anche il dietro. Perfetto. Perfetto, si è scaricato. Andiamo in ospedale. Giusto.
Perfetto, andiamo in ospedale a fare il controllo. Sulla pattuglia? Perfetto, potete, sì. Pure, ci vediamo in ospedale. Ma gli sceriffi hanno preso il campione di birra? Cabo? Non lo so, gliel'abbiamo detto, penso di sì. Speriamo, quello è importantissimo. Guarda, la zona è sicura? Esattamente. Abbiamo anche preso ora un la zona è ottimale. Di... Avete preso un campione? Abbiamo preso un campione, sì, anche, sì, dei fiori, certamente. È stato, okay, raccolto un campione prima di effettuare la bonifica. Così vedremo, ottimale, che tipologia di mio duro corrisponde. Nel caso potrebbe sviluppare un antidoto immediato. Eh sì, potremmo sviluppare una cura più veloce. Esattamente. Aspettiamo un attimo che i sceriffi tolgono le... Sì, le, sì, naturalmente. Non c'è problema, non c'è problema. Che stiamo aspettando? Stiamo aspettando gli sceriffi. Ci devono dire perché hanno trovato delle birre probabilmente infette al tequila e stanno per servirle ad una festa. Bisogna subito, oddio, fare un controllo. Sì. E poi prepareremo un vaccino, vada, vada, con i campioni. Abbiamo un problema. Dica. Allora, al tequila non c'è nessuno, quindi il sottosceriffo è dovuto andare fino a Paleto. Okay. Sto andando a Paleto, mamma, a prendere mia, le birre, quindi è meglio se poi bene, ci richiamo all'ospedale a Paleto, se avete attrezzature lì però. Allora, prendiamo le attrezzature e le portiamo su, e andiamo direttamente su a Paleto. Sì. Perfetto. Perfetto. Va bene. Dica di aspettarci lì. Allora, o mi accompagni a casa. Io pure, questa pioggia. Di scivolare in un buco di nuovo. È un problema quello. Dottoressa vuole che guido io? Sei in fianco a me? No, sì, si guida tu, va? Facciamo il cambio con l'autista un attimo, che io ho problemi. Perfetto, andiamo. Emily, non è la tua serata. Oggi no. Ti preoccupare, a volte capita. Siamo in urgenza, bisogna che ci cambiamo subito e andiamo a fare il controllo. Un attimo spesato, potresti mettermi il punto? Sì. Poi vado a cambiare velocemente l'ambulanza e torno di nuovo subito all'ospedale a prendervi, ok? Perfetto. E poi andiamo su a fare le analisi delle birre. Esattamente. Vediamo le birre se sono effettivamente infette o meno. Sì, perfetto. Oddio. La mia collega, anche lei non è che... Ho preso una pozzanghera. Ho fatto acqua planning? Sì, purtroppo. Quale occhiata, collega? Anzi, mettiamo subito le tute, così stiamo dalla parte del sicuro, ci vuole meno tempo. Perfetto, io allora vado subito a... oh madonna, vado a cambiare ambulanza io, ok? Arrivo subito. Esattamente. Ok. Esattamente. Eccoci qua, colleghi, andiamo direttamente a cambiarci e rimetterci tutto. Ok. L'emergenza, ci vediamo di sotto? Sì, ci vediamo di sotto. Io vado a prendere gli attrezzi nella stanza del laboratorio. Io sto facendo benzina all'ambulanza e torno subito all'ospedale per caricare tutti i medici. Ragazzi, la radio, basta. Usiamola quando necessaria. Non lo ripeto più. Colleghi del mio duro, qua c'è un paziente che presenta i sintomi, anche dall'analisi ho visto che comunque è positivo al mio duro. Che facciamo? Ma tu devi
cazzo c'ha il benzinaio che non funziona? Che cavolo c'ha? Vabbè. Ma non ha più il benzinaio, ma che cazzo? Si è rotto il benzinaio? Ma che cazzo c'ha? No? Vabbè, non posso far più benzina io. Lambo, io ti sto aspettando fuori. Pronto? A posto, a posto, niente. Ragazzi, non lo sapevamo se dovevamo scendere. Dove sono gli altri due colleghi? Io ho un problema, l'ambulanza mi fa piacere, non riesco più a fare il pieno l'ambulanza. Ottimale. Non so. Prendo la mia, prendo la mia. Ok, è già qui la sua, se no sì, devo prendere la mia. Ma ce l'ha la benzina? Cioè io c'ho 40%, quindi a paletto ci arriviamo senza problemi, però Qua davanti. Però a paletto dovete farmi la benzina voi, ecco. Sì, non è un problema. Quanto serve un direttamente. C'è benzina? La valigia. Ok, era... okay sì, sì, c'è. Mi sentite? Dove sono gli altri? Ho avuto un... No, si è ripreso. Fermatelo, okay. Abbattetelo. Devo interrompere la live, mi spiace, non funziona bene. Farò un'altra domani.